Benvenuti amici del canale ad un nuovo video a tema solare. Oggi il Darione vi parlerà dell'ingresso dell'Arabia Saudita con la sua Saudi Pro League all'interno del nostro magnifico gioco. Che cosa ne pensate? Come molti di voi sapranno, grandi appassionati di calcio, il PIF, dopo aver comprato il Newcastle United in Premier League inglese, ha deciso di entrare completamente dentro il mercato estivo, acquisendo 4 squadre in Saudi Pro League e in questo modo cercando di far arrivare nel campionato saudita più giocatori possibili. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che, a differenza di quanto succedeva fino adesso, in cui sostanzialmente andavano soltanto i giocatori a fine carriera o che comunque avevano già dato il loro meglio in Europa, vedi Cristiano Ronaldo oppure lo stesso Karim Benzema, che ormai a 35 anni ha vinto tutto quello che poteva vincere, giustamente ha accettato le lusinghe dello Stato Saudita, il salto di qualità è stato fatto quando si sono andati a cercare giocatori come Ruben Neves piuttosto che Bernardo Silva. Che cosa vuol dire questo per Solare? Ovviamente, prima di tutto, sarà fortissimo l'impatto sui manager che avevano deciso di investire sulle carte che sono andate in Arabia Saudita, che adesso vi faccio vedere una dopo l'altra. Il numero di carte, quindi, che se ne va è molto elevato e potrebbe aumentare nel corso di questa stagione, ma non soltanto, anche nel corso delle prossime stagioni, perché l'Arabia Saudita ha intenzione di alzare il livello qualitativo, tecnicamente e tatticamente del proprio campionato, almeno fino al mondiale del 2034, quello per cui dovrebbe presentare la propria candidatura. Come sappiamo, mi ripeto, i manager che hanno queste carte rischiano di vedere calare drasticamente la value della propria rosa. E molti di voi potrebbero dire, ma sono affari dei manager che hanno quelle carte, d'altra parte è uno dei rischi di Solare, no? È quello di investire in un determinato calciatore che gioca in un determinato campionato che poi magari potrebbe trasferirsi e andare in un campionato non coperto. Guardate il ditino, cari miei, perché non è così. Perché se come sembra, no, che stia andando, la Saudi Pro League diventerà un campionato importante come numero di calciatori, come qualità dei calciatori che ci andranno a giocare, per dire se arriverà al livello, che ne so, di un campionato Challenger, Solare non potrà più far finta di nulla. E allora, che cosa può fare Solare? Allora, secondo me, prima di tutto, Solare può cercare di fare un accordo con Opta. Questa è la primissima cosa che può fare. Opta, infatti, copre il campionato saudita, la Saudi Pro League, e potrebbe andare come sta andando con la Chinese Pro League, con il campionato cinese. Ovvero, Solare ha comprato i dati da Opta, li scarica, li butta nel sistema, così da poter calcolare i dati di quei calciatori che se ne sono andati a giocare nel campionato cinese. Altrimenti Solare potrebbe cercare un accordo direttamente con la Saudi Pro League, ovvero rendere la Saudi Pro League un campionato ufficiale di Solare. Questo però ha tutta una serie di difficoltà. La prima riguarda l'Arabia Saudita, che ha delle leggi molto stringenti rispetto a giochi come Solare, che nel territorio saudita sono considerati haram, ovvero gambling, vero e proprio gioco d'azzardo, e quindi vietato dalla religione araba. Ci sono delle eccezioni, ad esempio per alcuni sport come penso le corse dei cavalli, ma su altro non si può scommettere. Ovviamente ci sono anche questioni politiche e culturali. Non possiamo non pensare alla Francia, che è un paese molto formale, molto anche retorico, e che potrebbe vedere non di buon occhio una partnership commerciale con la Saudi Pro League, visto l'aiuto che sta dando comunque a Solare nello sviluppo, diciamo così, di piattaforme legislative che tutelino il Web 3.0. Anche se poi mi viene in mente, come ho raccontato in un podcast che potete trovare sul mio canale, che il Qatar ha investito, grazie anche agli accordi con la presidenza francese, in una squadra di Parigi, il Paris Saint-Germain. Ma andiamo più nel dettaglio. Come potrebbe entrare, nel caso in cui Solare decidesse di farlo, la Saudi Pro League nel sistema di gioco di Solare? Mi sono venute in mente almeno 5 opzioni. La prima è la più semplice di tutti, ovvero che Solare entri in S05 Asia
in questo modo spaccherebbe il campionato asiatico, ma andrebbe a integrare una competizione che fino ad ora ha soltanto due campionati ufficiali più alcune carte in Cina, e questo è ovviamente un punto a favore di questa prima opzione. La seconda opzione è quella di creare una competizione a parte, però onestamente la vedo un po' come una opzione impraticabile in questo momento, perché rischierebbe di creare un precedente e poi onestamente, manager di Sorare, giocheresti una competizione in cui potresti vincere solo le carte di quella competizione che si potrebbero giocare soltanto in quella competizione? Direi di no. Terza opzione, far giocare le carte di Saudi Pro League soltanto in All-Star. Perché no? Quarta opzione, vengono ripensate le aree geografiche, quindi si sposta il campionato di Cha... Ma quando mai? Questa opzione non verrà mai presa in considerazione da Sorare. C'è però una quinta opzione, la quinta opzione a cui io non ho pensato, ma che vorrei sentire voi che cosa ne pensate. Voi, se foste Sorare rispetto alla Saudi Pro League, dove la inserireste? Scrivetelo qui nei commenti. Bene, questo è al momento la situazione con la Saudi Pro League. Mentre io sto parlando e mentre voi state guardando questo video, probabilmente ci sono stati altri accordi che sono stati raggiunti, perché poi noi parliamo sempre soltanto dei calciatori, ma Gerrard ha appena firmato, Rino Gattuso potrebbe andare ad allenare lì, è stata fatta un'offerta da Allegri che a quanto pare ha rinunciato, ma insomma Sergio Conceição, ci sono vari calciatori e vari allenatori che ancora oggi sono in dubbio se potersi muovere lì oppure no. Quindi la strada intrapresa è ben lontana dall'essere finita. Chissà dove arriveremo, ma questo viaggio continueremo a farlo insieme. Se vi è piaciuto questo video, potete iscrivervi a Sorare utilizzando il mio referral che trovate qui sotto nei commenti. Vi ricordo anche che io vado live tutti i giorni sulla piattaforma Viola dalle 15.30 alle 17.30 e il sabato mattina guardo e commento le partite di K1 e J1 sempre sul mio canale Viola. Ciao!